La retorica dello sciovinismo razziale, sessuale e religioso, sino al rabbioso fervore nazionalistico, cominciano a non funzionare più. Ciò che sono, se buono o cattivo, se sto avendo successo o no, tutto questo viene appreso lungo il percorso. È come una giostra. E possiamo cambiarla ogni volta che vogliamo. È soltanto una scelta, nessuno sforzo, nessun lavoro, nessun impiego, nessun risparmio di denaro. E mi sono reso conto che stavo giocando male e che il gioco era scoprire chi ero davvero. We were saying how very important it is to bring about in the human mind the radical revolution. The crisis is a crisis in consciousness, a crisis that cannot anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions. And considering what the world is now, with all their misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on, man, he's still as he was. He's still brutal, violent, aggressive, acquisitive, competitive, and he has built a society along these lines. La società oggi è composta da una serie di istituzioni, dalle istituzioni politiche, da quelle giuridiche, a quelle religiose, fino alle istituzioni delle classi sociali, dei valori familiari e della specializzazione professionale. È ovvia la profonda influenza che queste sovrastrutture hanno nel dare forma ai nostri giudizi e alle nostre opinioni. Fra tutte le istituzioni sociali in cui siamo nati, diretti e condizionati, non sembra esserci alcun sistema dato per scontato e così poco compreso, come quello monetario. Dopo aver raggiunto proporzioni quasi religiose, le istituzioni monetarie riconosciute esistono come una sorta di dogma fra i più forti mai esistiti. Come viene creato il denaro, le politiche che vengono perseguite, e quali sono i veri effetti sulla società, sono però argomenti trascurati dalla maggior parte della popolazione.
In un mondo in cui l'1% della popolazione possiede il 40% della ricchezza planetaria, in un mondo in cui 34.000 bambini muoiono ogni giorno per povertà e malattie che si possono prevenire, e dove il 50% della popolazione mondiale vive con meno di $2 al giorno, una cosa è chiara: c'è qualcosa di profondamente sbagliato. E consapevoli o no, il sangue che dà vita a tutte le nostre istituzioni, e quindi alla nostra stessa società, è il denaro. Quindi comprendere le istituzioni del sistema monetario è fondamentale per comprendere perché il nostro stile di vita è così. Sfortunatamente l'economia è spesso considerata caotica e noiosa. E lo scorrere di notizie in gergo economico, insieme a grafici e calcoli matematici che spaventano, è un ottimo deterrente per il suo studio. Comunque, la realtà è che la complessità associata con il sistema finanziario è soltanto una maschera, progettata per nascondere uno dei meccanismi socialmente più paralizzanti che l'umanità abbia mai introdotto. Parecchi anni fa, la Banca Centrale degli Stati Uniti, la Federal Reserve, ha elaborato un documento intitolato Funzionamento moderno della moneta. Questa pubblicazione rappresenta nel dettaglio le procedure istituzionali per la creazione della moneta, utilizzate dalla Federal Reserve e dalla rete di banche commerciali mondiali che sostiene. Nella pagina iniziale si illustra l'oggetto della pubblicazione. Lo scopo di questa pubblicazione è descrivere le basi del processo di creazione della moneta in un sistema bancario a riserva frazionaria. Poi procede nella descrizione di questo processo a riserva frazionaria, facendo uso di terminologia bancaria varia, la cui sintesi può essere qualcosa del genere. Il governo degli Stati Uniti decide di aver bisogno di moneta. Così chiede alla Federal Reserve 10 miliardi di dollari, ad esempio. La Fed risponde: certo, compriamo 10 miliardi di dollari in titoli da voi. Quindi il governo prende alcuni pezzi di carta, su cui stampa i suoi marchi ufficiali e li chiama titoli del tesoro. Poi decide un valore di questi titoli fino all'ammontare prefissato di 10 miliardi di dollari e li invia alla Fed. A loro volta quelli della Fed stampano anch'essi un mucchio di carte, solo che queste vengono chiamate banconote della Federal Reserve, attribuendo anche a queste un valore pari a 10 miliardi di dollari. La Fed poi prende queste banconote e le scambia con i titoli. Una volta concluso questo scambio, il governo prende 10 miliardi di banconote dalla Fed e li deposita su un conto corrente bancario, e con questo deposito le banconote di carta diventano ufficialmente moneta avente corso legale, aggiungendo 10 miliardi di dollari alla base monetaria degli Stati Uniti. Eccoli, 10 miliardi di nuova moneta sono stati creati. Naturalmente questo esempio è una semplificazione, perché in realtà questa transazione avviene elettronicamente, senza carta. Infatti, solo il 3% della base monetaria degli Stati Uniti è costituito di moneta fisica. Il restante 97% esiste solo negli archivi informatici. Adesso, i titoli del tesoro sono per loro natura strumenti di debito. E quando la Fed li compra, con moneta che in realtà è creata dal nulla, il governo sta di fatto promettendo di restituire il denaro alla Fed. In altre parole, quel denaro è stato creato attraverso l'indebitamento. Questo paradosso che stupisce su come il denaro possa essere creato attraverso l'indebitamento o passività diverrà più chiaro proseguendo con questo esempio. Allora, lo scambio è avvenuto ed ora 10 miliardi di dollari sono depositati sul conto di una banca commerciale. Qui le cose diventano molto interessanti. Basandosi sulla regola della riserva frazionaria, quel deposito di 10 miliardi di dollari istantaneamente diventa parte delle riserve di quella banca, come per tutti gli altri tipi di depositi. E circa i requisiti di questa riserva, come detto nel funzionamento moderno della moneta, una banca deve mantenere le riserve richieste dalla legge pari ad una percentuale prefissata dei suoi depositi. Poi viene quantificata affermando: sulla base delle norme attuali, i requisiti necessari della riserva per la maggior parte dei conti correnti è del 10%. Questo significa che con 10 miliardi di dollari depositati, il 10%, cioè 1 miliardo, è preso come riserva obbligatoria, mentre i restanti 9 miliardi di dollari è da considerarsi in eccesso, utilizzabili come base per concedere nuovi prestiti. Ora, è logico dedurre che questi 9 miliardi usciranno dal deposito esistente di 10 miliardi.
Ma in realtà non è questo che avviene. Quello che accade in realtà è che quei 9 miliardi vengono semplicemente creati dal nulla, sulla base del deposito di 10 miliardi di dollari. Questo è il modo con cui la base monetaria si espande. Come detto nel funzionamento moderno della moneta, ovviamente loro, le banche, non concedono prestiti utilizzando realmente il denaro che ricevono nel deposito. Se facessero questo non verrebbe creata nuova moneta. Quello che fanno quando concedono un prestito è di accettare delle specie di cambiali, i contratti di mutuo, in cambio di concessioni di credito, liquidità, sui conti correnti dei mutuari. In altre parole, i 9 miliardi di dollari possono essere creati dal nulla, semplicemente perché esiste domanda per quel tipo di mutuo e che c'è un deposito di 10 miliardi che soddisfa i requisiti obbligatori della riserva. Supponiamo che qualcuno entri in questa banca e prenda in prestito questi nuovi 9 miliardi a disposizione. Dopodiché, costui probabilmente prenderà quel denaro e lo depositerà nel proprio conto corrente. Il processo quindi si ripeterà. Quel deposito entrerà a far parte della riserva di quella banca, il 10% verrà accantonato e a sua volta il 90% dei 9 miliardi, cioè 8,1 miliardi, è ora disponibile per creare nuovo denaro per nuovi prestiti. E naturalmente quegli 8,1 miliardi possono essere di nuovo prestati e ridepositati, creando 7,2 miliardi, poi 6,5 miliardi, poi 5,9 e così via. Questo ciclo di creazione della moneta e dei depositi bancari può tecnicamente andare avanti all'infinito. Da un calcolo matematico risulta che si possono ottenere 90 miliardi di dollari sulla base degli iniziali 10. In altre parole, per ogni deposito che viene creato nel sistema bancario, una somma di denaro circa 9 volte superiore può essere creata dal nulla. Money jitters, ask the obliging Bank of America for a jar of soothing instant money, M-O-N-E-Y, in the form of a convenient personal loan. Ora, dato che sappiamo come viene creata la moneta attraverso il sistema a riserva frazionaria, una domanda logica, seppur illusoria, dovrebbe venirci in mente. Cosa dà vero valore a questa moneta? La risposta è il denaro che già esiste. La nuova moneta essenzialmente ruba valore alla base monetaria esistente. Ad ogni incremento di moneta complessiva in circolazione corrisponde un incremento della domanda di beni e servizi e, per la legge della domanda, si ottiene l'equilibrio. I prezzi aumentano, riducendo il potere di acquisto di tutta la moneta complessivamente in circolazione. Questa viene generalmente chiamata inflazione, e l'inflazione è praticamente una tassa collettiva nascosta. Qual è il messaggio che si ottiene di solito? Che si sta inflazionando la moneta? Non dicono indebolendo la moneta, non dicono che perde valore, non dicono che le persone sono ingannate, dicono abbassiamo i tassi di interesse. Il vero inganno è quello di distorcere il valore del denaro. Quando noi creiamo il denaro praticamente dal nulla, non abbiamo risparmi, tuttavia c'è il cosiddetto capitale. Quindi la mia domanda si può sintetizzare in questo. Come possiamo nel mondo risolvere il problema dell'inflazione? Aumentando l'offerta di moneta, ottenendo quindi più inflazione. Naturalmente non si può. L'espansione monetaria del sistema riserva frazionaria è intrinsecamente inflazionistica. Attraverso l'espansione della base monetaria, senza che ci sia un proporzionale incremento di beni e servizi, si riuscirà sempre a far diminuire il potere di acquisto. In effetti, dando una rapida occhiata all'andamento del valore storico del dollaro USA raffrontato con quello dell'offerta di moneta, si evidenzia questo definitivamente. La correlazione è inversa, ovviamente. Un dollaro nel 1913 corrispondeva a 21,6 dollari nel 2007. Si tratta di una svalutazione del 96% iniziata con l'introduzione della banca centrale. Ora, se pensate che questa realtà dell'inflazione intrinseca e permanente sia assurda e antieconomica, la vostra concezione verrà sminuita se consideriamo come il nostro sistema finanziario funziona realmente. Nel nostro sistema il denaro è debito. E il debito è denaro. Questo è un grafico dell'andamento dell'offerta di moneta dal 1950 al 2006. Questo a destra riguarda l'andamento del debito nazionale USA nello stesso periodo. Notate che l'andamento è pressoché identico. Perché più denaro circola, più c'è debito. Più c'è debito, più c'è denaro. Per dirla diversamente, ogni singolo dollaro nel vostro portafoglio è un debito con qualcun altro. Ricordate, l'unico modo per creare moneta è attraverso un prestito.
Perciò, se tutti nella nazione fossimo in grado di estinguere i nostri debiti, governo compreso, non rimarrebbe alcun dollaro in circolazione. Effettivamente, l'ultima volta che nella storia americana il debito nazionale era completamente saldato fu nel 1835, quando il presidente Andrew Jackson fece chiudere la banca centrale esistente precedente alla Fed. Effettivamente, l'intero programma politico di Jackson era rivolto a questo scopo, cioè di far chiudere la banca centrale. Dichiarando ad un certo punto: «I tenaci sforzi che l'attuale banca ha compiuto per riuscire a controllare il governo non sono altro che segni premonitori di quello che attende il popolo americano, che dovrebbe essere deluso della costrizione di questa istituzione o di un'altra simile». Sfortunatamente il suo messaggio ebbe vita breve. I banchieri riuscirono a far istituire un'altra banca centrale nel 1913, la Federal Reserve, e finché esisterà il debito sarà permanente, è sicuro. Sinora abbiamo discusso del fatto che il denaro viene creato dal debito attraverso prestiti. Questi prestiti si basano sulle riserve bancarie e queste dipendono dai depositi, e attraverso questo sistema della riserva frazionaria ciascun deposito può creare per 9 volte il suo originale valore, determinando una perdita del potere di acquisto della moneta esistente con conseguente aumento dei prezzi. E dato che tutta questa moneta viene creata attraverso il debito e circola in modo casuale attraverso il commercio, gli individui vengono scollegati dal loro debito iniziale e si crea uno stato di squilibrio in cui la gente è costretta a competere per lavorare al fine di ottenere abbastanza denaro dalla base monetaria per coprire il costo della vita. A differenza di quanto può sembrare, c'è ancora un elemento mancante in questa equazione. Ed è questo elemento che rivela la vera natura fraudolenta del sistema stesso: l'applicazione di un interesse. Quando il governo prende in prestito denaro dalla Fed o una persona prende prestiti dalla banca, il prestito va restituito insieme ad un interesse. In altre parole, quasi tutti i dollari in circolazione devono essere restituiti alla fine ad una banca assieme all'interesse. Ma se tutta la base monetaria viene prestata dalla banca centrale, espandendosi alle banche commerciali tramite prestiti, solo quello che viene definito come principale costituirà la nuova moneta offerta. E allora, dov'è il denaro che serve a coprire tutti gli interessi sul capitale? Da nessuna parte. Non esistono. Le implicazioni di tutto ciò sono sconvolgenti. L'ammontare del denaro che deve essere restituito alle banche eccederà sempre la quantità di denaro in circolazione. Questo è il motivo per cui l'inflazione è una costante in economia, in quanto c'è sempre bisogno di nuovo denaro per consentire la copertura del deficit insito nel sistema, causato dal bisogno di pagare gli interessi. Questo significa che matematicamente le insolvenze e i fallimenti fanno parte del sistema, e ci saranno sempre elementi poveri della società che rimarranno con il cerino acceso in mano. Un'analogia potrebbe essere il gioco delle sedie musicali. Una volta che la musica si ferma, qualcuno rimane a bocca asciutta. E questo è il punto. Trasferisce invariabilmente la vera ricchezza degli individui alle banche, in quanto se tu non sei in grado di pagare il tuo mutuo, si prenderanno le tue proprietà. Questo fa ancora più indignare se ci si rende conto non solo che tali insolvenze sono inevitabili a causa della pratica della riserva frazionaria, ma anche perché il denaro che la banca ti presta non è nemmeno stato creato in maniera legale. Nel 1969 ci fu una causa del Tribunale del Minnesota che coinvolse un uomo, Jerome Daly, che fece opposizione al rifiuto della cancellazione dell'ipoteca sulla sua casa da parte della banca che gli concesse il mutuo per comprarla. La sua difesa verteva sul fatto che il contratto di mutuo richiedeva da ambo le parti, cioè da lui e dalla banca, l'uso di proprietà legittime per lo scambio. Giuridicamente, questa viene chiamata la causale del contratto. Il signor Daly spiegò che il denaro non era in realtà di proprietà della banca, in quanto era stato creato dal nulla nel momento in cui il contratto venne sottoscritto. Ricordate cosa diceva il funzionamento moderno della moneta sui prestiti? Quello che fanno quando concedono un prestito è di accettare delle cambiali in cambio del credito concesso. Le riserve non vengono modificate direttamente dall'operazione di prestito, ma i prestiti che vengono depositati incrementano l'ammontare dei depositi bancari.
In altre parole, il denaro non esce dal loro patrimonio esistente, la banca lo sta semplicemente inventando, non mettendoci niente di proprio, eccetto che una solvibilità teorica sulla carta. Nel prosieguo del processo, il presidente della banca, il signor Morgan, si presentò al banco dei testimoni. Dalle memorie personali di un giudice, egli ricordò che Plaintiff ammise che, congiuntamente con la Fed, aveva creato denaro e il credito dei suoi impieghi attraverso un'iscrizione contabile. Cioè che il denaro e il credito iniziarono ad esistere nel momento in cui loro li avevano creati. Morgan ammise che non esisteva alcuna legge o statuto degli Stati Uniti che gli dava il diritto di farlo. Per legge deve esistere una forma di corrispettivo legittima che viene offerta in pagamento a sostegno della banconota. La giuria ritenne che non c'era alcuna causa legittima e sono d'accordo. Poeticamente ha anche aggiunto, solo Dio può creare qualcosa di valore dal nulla. E sulla base di questa rivelazione, la corte non riconobbe il diritto alla banca di rifiutare la cancellazione dell'ipoteca e il signor Daly tenne la sua casa. Le implicazioni giuridiche di questo caso sono immense, in quanto ogni volta che prendi in prestito denaro da una banca, sia con un mutuo o in un altro modo, non solo il denaro che ti viene dato è fittizio, ma è anche una forma di controprestazione illegittima. E rende nullo il contratto che obbliga la sua restituzione, in quanto la banca non ha mai avuto la proprietà del denaro necessaria per poterlo stipulare. Sfortunatamente queste considerazioni sono tenute nascoste ed ignorate, e continua il ciclo continuo del trasferimento di ricchezza e di debito. E questo ci conduce alla domanda finale. Perché? Durante la guerra civile americana, il presidente Lincoln rifiutò l'offerta di un prestito ad alto interesse da parte delle banche europee e decise di fare ciò che i padri fondatori rinunciarono di fare, cioè di creare una moneta indipendente intrinsecamente libera dal debito. Fu chiamata Greenback. Subito dopo l'adozione di questo provvedimento, un documento interno iniziò a circolare fra le banche private britanniche e americane, dove si affermava: la schiavitù non è nient'altro che la proprietà del lavoro che implica prendersi cura dei lavoratori, mentre il piano europeo è che il capitale deve controllare il lavoro, controllando i salari. Questo si può fare attraverso il controllo della moneta. Non lo si può fare consentendo l'introduzione del greenback, in quanto non possiamo controllarla. La politica della riserva frazionaria, perpetrata dalla Fed, che l'ha diffusa nelle pratiche della stragrande maggioranza delle banche del mondo, è in realtà un sistema moderno di schiavitù. Pensateci, il denaro viene creato attraverso il debito. E cosa fanno le persone quando sono indebitate? Presentano una domanda di lavoro per poter saldare il loro debito. Ma se il denaro può essere creato solo attraverso prestiti, come può la società essere libera dal debito? Non può, è questo il punto. È la paura di perdere il proprio patrimonio che accompagna la lotta per tenere il passo che il debito e l'inflazione ci impongono, essendo cardini del sistema. Tutto questo, combinato con l'inevitabile carenza della stessa offerta di moneta, creata da interessi che non potranno mai essere rimborsati, lascia gli schiavi legati al salario. Come se corressero su una ruota per criceti, con milioni di altri individui, di fatto potenziando un impero di cui beneficia soltanto un'elite situata in cima alla piramide. E quindi, a fine giornata, per chi stai lavorando veramente? Per le banche. Il denaro viene creato dalle banche e lì deve finire. Loro sono i veri padroni, insieme alle multinazionali e ai governi che le sostengono. Nella vecchia schiavitù era obbligatorio che le persone avessero una casa e del cibo. La schiavitù economica, invece, obbliga le persone a sfamarsi e ad aiutarsi da sole. È una delle truffe più ingegnose per la manipolazione sociale che siano mai state create e, intrinsecamente, è una guerra invisibile contro il popolo. Il debito è l'arma utilizzata per conquistare e rendere schiava la società, e l'interesse è il suo sparo. E mentre la maggioranza delle persone continua a vivere ignara di tutto questo, le banche, con la collusione dei governi delle multinazionali, continuano a perfezionare ed espandere le loro tecniche di guerra economica, creando nuove basi come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, e anche inventando un nuovo tipo di soldato. Il killer economico.
Noi killer economici siamo stati i veri responsabili della creazione di questo primo impero globale, lavorando in diversi modi. Ma probabilmente il più comune era quello di identificare un paese che aveva risorse che la nostra società desiderava, come il petrolio. Dopodiché facevamo concedere enormi prestiti a quel paese, dalla Banca Mondiale o da una delle sue organizzazioni collaterali. Ma il denaro in verità non arrivava mai a quel paese. Andava invece a quel gruppo di società per la costruzione di progetti di infrastrutture, impianti energetici, siti industriali, porti, cose di cui beneficiavano una cerchia ristretta di persone ricche di quel paese, oltre alle nostre multinazionali. Ma di sicuro non ne beneficiava affatto il popolo. Comunque tutta quella gente e l'intero paese venivano lasciati con un enorme debito. Ed era proprio questo l'obiettivo, fare in modo che non potessero pagarlo. Quindi noi killer economici tornavamo e gli dicevamo: sentite, avete perso molto denaro, non potete pagare il vostro debito, quindi vendete il petrolio a prezzi molto bassi alle nostre compagnie petrolifere. Lasciateci costruire basi militari nella vostra nazione, o mandate delle truppe in supporto alle nostre in qualche posto del mondo come l'Iraq, o votate come noi nella prossima votazione ONU. Fate privatizzare nei vostri paesi le imprese pubbliche, i servizi idrici ed elettrici, e fatele vendere alle società degli Stati Uniti o ad altre multinazionali. Quindi è una cosa che si espande a macchia d'olio ed è il modo tipico di agire del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Fanno indebitare quei paesi in modo che non possano pagare il debito. Dopodiché offrono il rifinanziamento di quel debito facendo pagare interessi ancora maggiori. E si chiede in cambio un corrispettivo chiamato conditionality o good governance, che significa che devono svendere le loro risorse, compresi molti dei loro servizi sociali, le imprese dei servizi pubblici, alcune volte il loro sistema scolastico, il loro sistema giuridico, quello assicurativo, affinché si costruiscano le società straniere. Quindi è il doppio, il triplo, il quadruplo di quello che cercano di ottenere. La creazione dei killer economici risale ai primi anni 50, quando il presidente Mossadegh venne eletto democraticamente in Iran. Era considerato la speranza per la democrazia nel Medio Oriente e in tutto il mondo. Fu l'uomo dell'anno per il Time Magazine. Ma una cosa che dichiarava di continuo e che mise anche in pratica era l'idea che le compagnie petrolifere straniere dovevano pagare il popolo iraniano molto di più per il petrolio che prelevavano dall'Iran. E il popolo iraniano doveva trarre benefici da questo. Una politica strana. Non ci piaceva naturalmente, ma avevamo paura di fare quello che facevamo di solito, cioè inviare l'esercito. Mandammo invece un agente della CIA, Kermit Roosevelt, un parente di Teddy Roosevelt. E con l'impiego di pochi milioni di dollari risultò molto efficace ed efficiente, ed in poco tempo riuscì a rovesciare il governo di Mossadegh. Riportò lo Shah in Iran per rimpiazzarlo, il quale era sempre stato favorevole alle politiche del petrolio, e fu davvero efficace. Overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. Così negli Stati Uniti, a Washington, la gente si guardò negli occhi e disse: wow, questo è facile ed economico. Quindi tutto questo diede inizio ad un nuovo modo di manipolare i paesi in modo da creare degli imperi. L'unico problema con Roosevelt era che era un agente affiliato della CIA e se fosse stato catturato le conseguenze avrebbero potuto essere piuttosto pesanti. Quindi molto velocemente si decise che bisognava affidarsi a consulenti privati per distribuire il denaro attraverso la Banca Mondiale o il Fondo Monetario Internazionale o una delle altre agenzie. Bisognava soldare gente come me che lavorava per società private. Quindi se fossimo stati smascherati non ci sarebbero state conseguenze per il governo. Quando Arbenz divenne presidente in Guatemala, il paese era sotto l'influenza della United Fruit Company, una grande multinazionale. E Arbenz si candidò affermando: come sapete, vogliamo ridare le terre al popolo. E una volta preso il potere iniziò ad introdurre politiche che facevano esattamente questo, restituire le terre alla gente. Alla United Fruit non piacque affatto. Quindi incaricarono una grande impresa di pubbliche relazioni di condurre un'enorme campagna negli USA per convincere la gente, i cittadini, la stampa americana e il congresso degli Stati Uniti, che Arbenz era un burattino dei sovietici e che se gli avessimo consentito di rimanere al potere, i sovietici avrebbero avuto un punto di appoggio in questo emisfero. E perciò da quel momento in poi si diffuse una grande paura nella vita di tutti del terrore rosso, del terrore comunista. E quindi, riassumendo questa lunga storia, tutta questa campagna di pubbliche relazioni,
anni venne fatta con il coinvolgimento di parte della CIA e i militari fecero cacciare quest'uomo. Ed in effetti è quello che fu fatto. Abbiamo mandato loro aerei, soldati, infiltrati, abbiamo mandato tutto per farlo fuori e ci siamo riusciti in effetti. E non appena fu rimosso dalla sua carica, il nuovo dovette risistemare le cose dopo di lui, fondamentalmente riconcedendo tutto alle multinazionali, inclusa la United Fruit. L'Ecuador è stato governato per molti anni da dittatori filoamericani, spesso decisamente brutali. Dopodiché si decise che doveva tenersi un'elezione democratica. Jamie Roldos si candidò e disse che il suo obiettivo principale come presidente sarebbe stato di assicurarsi che le risorse dell'Ecuador fossero usate per aiutare il popolo. E vinse in modo schiacciante. Jamie Roldos non era nessuno, non aveva mai vinto niente in Ecuador ed iniziò a mettere in atto queste politiche. Voleva essere sicuro che i profitti del petrolio fossero utilizzati per aiutare la gente. Bene, questo non piace agli Stati Uniti. Fu mandato laggiù assieme ad altri numerosi killer per cambiare Roldos, per corromperlo, per persuaderlo, per fargli sapere, ok, tu puoi diventare molto ricco, tu e la tua famiglia, se fai il nostro gioco. Ma se continui a perseguire queste politiche che hai promesso, te ne andrai. Non mi voleva sentire. Assassinato. Non appena ci fu l'incidente aereo, l'intera zona venne circondata. Le uniche persone che potevano accedervi erano militari statunitensi di una base militare nelle vicinanze e militari ecuadoregni. Quando le indagini andarono avanti, due dei testimoni chiave morirono in incidenti stradali prima di poter rilasciare le loro testimonianze. Molte cose strane accaddero attorno all'assassinio di Jamie Roldos. Io, come molti altri che hanno esaminato questi eventi, non ho alcun dubbio che si sia trattato di un omicidio. E ovviamente nella mia posizione di killer economico, mi aspettavo che sarebbe accaduto qualcosa a Jamie. Non ero sicuro che si arrivasse a un assassinio a sangue freddo, ma lo ero del fatto che venisse cacciato in quanto non poteva essere corrotto. Non si sarebbe lasciato corrompere nel modo in cui avremmo voluto. Omar Torrijos, il presidente di Panama, era una delle persone che preferivo, mi piaceva molto incontrarlo. Era un uomo carismatico, era un uomo che voleva davvero aiutare il suo paese. Quando provai a comprarlo, a corromperlo, mi disse, guarda John, mi chiamava Juanito, disse, guarda Juanito, non ho bisogno di soldi, quello che mi serve è che il mio paese sia trattato in modo leale. Voglio che gli Stati Uniti venga pagato il debito per le infrastrutture che avete fatto qui. Voglio essere nella posizione di poter aiutare altri paesi latinoamericani quando diventeranno indipendenti e si libereranno di questa terribile presenza del Nord. Voi ci state sfruttando in modo così crudele, dobbiamo ridare il canale di Panama di nuovo nelle mani del popolo panamense. Questo è quello che voglio, quindi lasciami in pace, non provare a comprarmi. Era il 1981 e a maggio Jamie Roldos venne assassinato. E Omar ne era ben consapevole di questo. Torrijos fece riunire la sua famiglia e disse, sono probabilmente il prossimo, ma va bene così. Perché ho fatto quello che intendevo fare, rinegoziare il possesso del canale. Il canale non ritornerà nelle nostre mani se si finisce solo per discutere delle trattative con Jimmy Carter. Nel giugno di quello stesso anno, solo un paio di mesi dopo, anche lui morì in un incidente aereo. E senza dubbio venne ucciso da killer assoldati dalla CIA. Passando inosservato, uno delle guardie del corpo di Torrijos gli consegnò pochi attimi prima di salire sull'aereo un registratore, un piccolo registratore, che conteneva una bomba. Per me è interessante come questo sistema stia continuando allo stesso modo ormai da molti anni e come killer economici diventino sempre più abili. Veniamo a quello che è successo di recente in Venezuela. Nel 1998 Hugo Chavez venne eletto presidente seguendo una lunga serie di presidenti che furono molto corrotti e che fondamentalmente avevano distrutto l'economia della nazione. E Chavez venne eletto per lasciarsi alle spalle tutto questo. Chavez si presentò agli Stati Uniti e fece una prima richiesta affinché il petrolio venezuelano fosse utilizzato per aiutare il popolo venezuelano. Bene, questo non piace agli Stati Uniti. E così nel 2002 il colpo di Stato. E non c'è dubbio per me e per la maggior parte delle persone che la CIA sia dietro quel colpo di Stato. That
Il modo con cui il golpe venne fomentato ricorda molto quello che Kermit Roosevelt aveva fatto in Iran: pagare persone per riversarsi in strada, per insorgere, protestare, per dire come Chavez era molto impopolare. Sapete, se potete raggruppare poche migliaia di persone che lo fanno e li fate riprendere dalla TV, potete farli sembrare come l'intera nazione. Eccetto per Chavez in questo caso, perché lui era abbastanza intelligente e la gente era dalla sua parte, così fortemente che riuscirono a sconfiggerli. È stato un momento fenomenale per la storia dell'America Latina. L'Iraq in realtà rappresenta un perfetto esempio di come l'intero sistema funziona. Noi killer economici, la prima linea di difesa, cerchiamo di corrompere i governi, inducendoli ad accettare questi enormi prestiti, i quali li rendono così bisognosi di fondi da finire praticamente sul lastrico. Se falliamo, come in Panama con Omar Torrijos e in Ecuador con Jaime Roldos, uomini che rifiutavano la corruzione, allora si attivava la seconda linea di difesa, cioè quella di inviare degli infiltrati, degli sciacalli che rovesciavano il governo o uccidevano. Ed una volta che questo accade e si insedia un nuovo governo, gli si dirà qual è la nuova linea da seguire, affinché il nuovo presidente la conosca, nel caso non la conoscesse già. E nel caso dell'Iraq, entrambe queste cose fallirono. I killer economici non riuscirono ad arrivare a Saddam Hussein. Provammo ad indurlo ad accettare l'accordo che, invece, la Casa Reale dei Sauditi aveva accettato. Ma lui non volle. E quindi arrivarono gli infiltrati per farlo fuori, ma non ci riuscirono. La sua sicurezza era molto buona. Dopotutto lui una volta aveva lavorato per la CIA. Era stato ingaggiato per assassinare un ex presidente dell'Iraq e fallì. Ma conobbe il sistema. Così nel 91 abbiamo mandato le nostre truppe ed abbiamo neutralizzato l'Iraq militarmente. Pensavamo a quel punto che Saddam Hussein sarebbe sceso a patti. Non avremmo potuto rimuoverlo all'epoca. Ovviamente noi vogliamo questi uomini forti, ci piacciono, perché controllano la gente. Pensammo che potesse controllare i curdi, mantenere gli iraniani oltre il confine e continuare a produrre petrolio per noi, e dopo questo sarebbe sceso a patti. Per questo i killer ritornarono negli anni 90, senza alcun successo. Se avessero avuto successo, sarebbe ancora al potere nel suo paese. Gli venderemo tutti gli aerei caccia che vuole, tutto ciò che vuole, ma non ci riuscirono, non ebbero successo. Gli infiltrati non riuscirono ancora a farlo fuori, così mandarono nuovamente l'esercito e questa volta abbiamo completato l'opera. E l'abbiamo fatto fuori, con un'operazione creata per i nostri obiettivi, con accordi per la ricostruzione davvero molto redditizi. E ricostruire nazioni che abbiamo praticamente distrutto è un affare davvero grande, se siete proprietari di una grande impresa di costruzioni, molto grande. Quindi nell'Iraq si sono viste le tre fasi: i killer che hanno fallito, gli infiltrati anche, e quindi il rimedio finale, viene inviato l'esercito. Ed in quel modo noi abbiamo davvero creato un impero, ma non l'abbiamo fatto rapidamente, è un impero clandestino. Tutti gli imperi nel passato si basavano sull'intervento militare e tutti sapevano che se ne stava creando uno: gli inglesi, francesi, tedeschi, romani, greci, eccetera. E ne andavano fieri e c'era sempre qualche pretesto, come diffondere la civilizzazione, diffondere una religione, cose del genere. Ma sapevano quello che stavano facendo, noi no. La maggior parte della popolazione, negli Stati Uniti, non ha idea del fatto che sta godendo dei benefici di un impero clandestino. E che oggi c'è ancora più schiavitù nel mondo come mai ce n'è stata. Molti allora dovrebbero chiedersi: se è un impero, allora dov'è l'imperatore? Ovviamente i nostri presidenti degli Stati Uniti non sono imperatori. Un imperatore è qualcuno che non viene eletto, la sua carica non ha termine e non tiene conto a nessuno, essenzialmente. Quindi non possiamo classificare i nostri presidenti così. Ma abbiamo in effetti quello che temo sia l'equivalente dell'imperatore, quello che io chiamo la corporatocrazia. La corporatocrazia è l'insieme di individui senza scrupoli che dirigono le multinazionali americane e che davvero si comportano come degli imperatori. Loro controllano i nostri media, con la proprietà diretta o attraverso la pubblicità. Controllano la maggior parte dei nostri politici, perché finanziano le loro campagne elettorali, sia con contributi societari o anche personali che provengono da altre società. Loro non sono eletti, la loro carica non ha un termine, non tengono conto a nessuno. E in cima alla piramide della corporatocrazia non puoi più dire se la persona sta operando per una società privata o per il governo, perché le cose sono confuse. Quindi c'è un tizio che in un certo momento è presidente di una grande impresa di costruzioni come la Halliburton. E poco dopo è il vicepresidente degli Stati Uniti, un presidente che fa i propri affari. E questo vale sia per i democratici che per i repubblicani.
Cerchi di capire il meccanismo, ma non ne viene a capo. E in un certo senso, per molto tempo, il governo è invisibile. E le politiche vengono portate a termine dalle società su vari livelli. E ancora, le politiche del governo sono fondamentalmente plasmate dalla corporatocrazia e poi presentate al governo, diventando politiche di governo. Quindi si tratta di una relazione incredibilmente stretta. Questa non è una specie di teoria della cospirazione. Queste persone non hanno bisogno di riunirsi insieme per complottare le cose. Loro operano basandosi su un caposaldo principale, che è la massimizzazione dei profitti, senza avere alcun riguardo per il costo sociale o ambientale. Questo processo di manipolazione da parte della corporatocrazia, attraverso l'uso del debito, della corruzione e dei colpi di Stato, è chiamata globalizzazione. Così come la Fed tiene il popolo americano in una posizione di servitù contrattuale, attraverso il debito permanente, l'inflazione e gli interessi, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale svolgono questa funzione su scala mondiale. La truffa alla base di tutto è semplice: far indebitare una nazione o corrompendo o sfruttando l'imprudenza del leader di quella nazione per imporre condizioni e politiche di riforma strutturale, che spesso consistono in svalutazione della moneta. Quando una moneta perde valore, lo stesso succede per tutto ciò che ha valore nel paese. Questo rende le risorse interne disponibili per nazioni predatrici ad un valore ridotto, ad una frazione del loro valore originario. Grandi tagli ai fondi per i servizi sociali. Questi di solito includono sia l'istruzione che la sanità, compromettendo il benessere e l'integrità sociale e rendendo la popolazione vulnerabile allo sfruttamento. Privatizzazione delle imprese statali. Questo significa che importanti sistemi sociali possono essere acquistati e regolati da società straniere per fare profitti. Per esempio, nel 99 la Banca Mondiale insistette affinché il governo boliviano vendesse il sistema idrico pubblico della sua terza più grande città, sovvenzionando una multinazionale statunitense, la Bechtel. Non appena questo avvenne, il costo delle bollette dell'acqua per i residenti del posto già poveri andarono alle stelle. Soltanto grazie ad una completa rivolta della gente il contratto con la Bechtel venne annullato. La liberalizzazione del commercio, ovvero l'apertura all'economia attraverso la rimozione di ogni barriera commerciale al commercio estero. Questo rende possibile tutta una serie di abusi di natura economica, come ad esempio di consentire alle multinazionali di importare i loro prodotti di massa, vendendo sotto costo rispetto alla produzione interna e rovinando le economie locali altrui. Un esempio è la Giamaica, che dopo aver accettato prestiti e imposizioni di politica economica dalla Banca Mondiale, ha perso i suoi più grandi mercati di prodotti agricoli destinati alla rivendita, a causa della competizione con le importazioni dall'Occidente delle grandi società. Un'altra variante è la creazione di numerose fabbriche, apparentemente non visibili, deregolamentate e inumane, che prendono vantaggio dal disagio economico imposto. Ancora, per la deregolamentazione dei prodotti, la distruzione ambientale è continua, come una risorsa nazionale che spesso viene sfruttata da varie società, liberando consapevolmente un grande quantitativo di inquinamento. La più grande azione legale su questioni ambientali della storia viene promulgata oggi in difesa di 30.000 persone dell'Ecuador e dell'Amazzonia, contro la Texaco, che è ora di proprietà della Chevron, quindi è contro la Chevron, ma per le attività condotte dalla Texaco. Si stima che abbiano scaricato nelle acque 18 volte più di quanto la Exxon Valdez abbia scaricato nelle coste dell'Alaska. Nel caso dell'Ecuador non si è trattato di un incidente. Le compagnie petrolifere lo facevano consapevolmente. Sapevano di farlo per risparmiare denaro, anziché organizzare un effettivo smaltimento. Inoltre, scorrendo rapidamente i risultati record della Banca Mondiale, si nota che l'istituzione che pubblicamente dichiara di voler aiutare i paesi poveri e di ridurre la povertà non ha fatto nient'altro che aumentare la povertà e ampliare il divario, mentre i profitti delle società aumentavano vertiginosamente. Nel 1960 il divario tra i redditi in un quinto degli abitanti dei paesi più ricchi contro quello dei paesi più poveri era di 30 ad 1. Nel 1998 era di 74 ad 1. Mentre il prodotto interno lordo globale cresceva del 40% tra il 1970 e il 1985, il PIL dei paesi più poveri è effettivamente cresciuto del 17%, mentre dal 1985 al 2000 il numero di persone che vive con meno di un dollaro al giorno è cresciuto del 18%.
Persino la commissione congiunta del Parlamento americano ha ammesso che c'è un tasso di successo solo nel 40-45% per tutti i progetti della Banca Mondiale. Alla fine degli anni 60, la Banca Mondiale intervenne in Ecuador con grandi prestiti. Durante i successivi 30 anni, il tasso di povertà è cresciuto dal 50 al 70%. La disoccupazione e la sottoccupazione sono cresciute dal 15 al 70%. Il debito pubblico è cresciuto da 240 milioni di dollari fino a 16 miliardi, mentre la destinazione di ricchezza a favore delle fasce povere della popolazione è scesa dal 20 al 6%. Infatti, dal 2000, il 50% del budget nazionale dell'Ecuador viene destinato a servizio del debito. È importante comprendere che la Banca Mondiale è di fatto una banca statunitense e che sostiene gli interessi degli Stati Uniti, in quanto gli Stati Uniti detengono un diritto di veto sulle sue decisioni, essendo il più grande esportatore di capitali. E da dove proviene questo denaro? Indovinate, viene creato dal nulla attraverso il sistema bancario a riserva frazionaria. Delle prime 100 economie mondiali, sulla base del loro PIL attuale, 51 sono multinazionali e 47 di queste hanno sede negli Stati Uniti. Walmart, General Motors ed Exxon sono più potenti economicamente dell'Arabia Saudita, della Polonia, della Norvegia, del Sudafrica, della Finlandia, dell'Indonesia e molte altre. E dato che le barriere protezionistiche al commercio vengono abbattute, i capitali circolano da una parte all'altra e sono oggetto di speculazioni in mercati fluttuanti, e le economie degli stati vengono rovesciate in favore della libera competizione del capitalismo globale. L'impero si espande. Get up on your little 21-inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide and Exxon. Those are the nations of the world today. What do you think the Russians talk about in their councils of state? Karl Marx? They get out their linear programming charts, statistical decision theories, min-max solutions, and compute the price-cost probabilities of their transactions and investments, just like we do. We no longer live in a world of nations and ideologies, Mr. Beale. The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. Il mondo è stato conquistato da un manipolo di individui che rappresentano poteri finanziari e che dominano le risorse naturali che ci servono per vivere, controllando il denaro che ci serve per ottenere queste risorse. Il risultato finale sarà un monopolio mondiale che non si basa sulla vita degli uomini, ma sul potere finanziario delle multinazionali. E dato che crescono le ineguaglianze, ovviamente, sempre più persone diventano pronte a tutto. Quindi le istituzioni sono costrette ad escogitare un nuovo modo di affrontare coloro che sfidano il sistema, ovvero coloro che saranno chiamati terroristi. Hanno quindi creato la figura del terrorista. Il termine terrorista è un aggettivo generico attribuito ad ogni persona o gruppo che sceglie di sfidare la sovrastruttura. Questo non va confuso con la leggendaria Al-Qaeda, che è in verità il nome di un database di Mujahideen sostenuto dagli Stati Uniti negli anni Ottanta. Nel 2007 il Dipartimento della Difesa ha ricevuto 161,8 miliardi di dollari per la cosiddetta guerra globale al terrorismo. Secondo il Centro Nazionale Antiterrorismo, nel 2004 1907 persone furono uccise in tutto il mondo a causa di presunti atti terroristici. Di questi, 68 erano americani.
Consideriamo questo numero come media generale, stima che appare molto generosa. È interessante notare che per allergia alle arachidi muore un numero di persone quasi doppio rispetto ai morti per terrorismo. Allo stesso modo, la causa principale di morte in America è quella delle malattie cardiopatiche, che uccide 450.000 persone all'anno. E nel 2007 la destinazione di fondi da parte del governo per le ricerche in questo campo è stata di circa 3 miliardi di dollari. Questo significa che il governo nel 2007 ha speso 54 volte di più per prevenire il terrorismo di quello che spende per prevenire malattie che uccidono ogni anno un numero di persone 6.600 volte superiore rispetto alle vittime del terrorismo. Tuttavia, dato che le parole terrorismo e Al-Qaeda risaltano prepotentemente in tutti i notiziari che riguardano ogni azione condotta contro gli interessi degli Stati Uniti, il mito cresce sempre di più. Nel 2008 il procuratore generale degli Stati Uniti ha proposto che il Congresso USA dichiarasse ufficialmente guerra contro questa leggenda. Senza dimenticare che a luglio del 2008 si dichiarava che 1 milione di persone si trovavano attualmente nella lista di persone sotto controllo per il terrorismo negli Stati Uniti. Queste cosiddette misure antiterrorismo ovviamente non sono affatto misure di protezione sociale, ma soltanto misure per proteggere l'establishment, le istituzioni, contro il crescente sentimento anti-americano, sia interno che internazionale, che è una risposta legittima all'avida espansione dell'impero delle multinazionali, che sta sfruttando il mondo. I veri terroristi nel nostro mondo non si incontrano nell'oscurità a mezzanotte. Ne gridano «Allah è grande» prima di qualche azione violenta. I veri terroristi di questo mondo indossano abiti da $5.000 e lavorano nei piani alti della finanza, del governo e degli affari. Perciò, cosa possiamo fare? Come fermare un sistema di avidità e corruzione che ha così tanto potere e forza? Come fermare le azioni di questo aberrante gruppo che non prova compassione, per esempio, di milioni di massacrati in Iraq e in Afghanistan, affinché la corporatocrazia possa controllare le risorse energetiche e la produzione dell'oppio per i profitti di Wall Street? Come fermiamo un sistema di avidità e corruzione che condanna le popolazioni povere alla schiavitù a beneficio della Madison Avenue? O che architetta autoattentati terroristici per poter manipolare la realtà? O che crea meccanismi sociali automatici che sono intrinsecamente fonte di sfruttamento? O che riduce sistematicamente le libertà civili e viola i diritti umani, con lo scopo di proteggere se stesso dalle sue stesse imperfezioni? Come possiamo avere a che fare con numerose istituzioni occulte, come il Consiglio per le Relazioni Estere, la Commissione Trilaterale, il gruppo Bilderberg e altri gruppi non eletti democraticamente, che a porte chiuse si accordano per il controllo delle fondamenta politiche, finanziarie, sociali ed ambientali delle nostre vite? Per poter trovare la risposta dobbiamo prima trovare la vera causa che è alla base di tutto. Perché il fatto è che i gruppi fondati sul profitto, sul potere, sulla corruzione e l'egoismo non sono la vera causa del problema. Sono solo dei sintomi. Mi chiamo Jacques Fresco. Sono un progettista industriale ed un ingegnere sociale. Mi interesso molto di temi sociali e dello sviluppo di un sistema sostenibile per la collettività.
Prima di tutto, la parola corruzione è un'invenzione monetarista, quel comportamento aberrante che è distruttivo per il benessere della gente. Si tratta di un comportamento umano e il comportamento umano è determinato dall'ambiente. Voglio dire, se voi foste cresciuti sin da bambini in una tribù indiana del Seminole, non avendo visto nient'altro, i valori di quella tribù sarebbero parte di voi stessi. E questo vale per tutti gli individui, per le nazioni, per le famiglie che cercano di indottrinare i loro bambini ad una particolare fede che il loro paese condivide, garantendogli un senso di appartenenza e costruendo una società che chiamiamo establishment. Rendono consolidato un punto di vista su cui si può lavorare e intendono perpetuarlo nel tempo. Ma se tutte le società sono in realtà emergenti e non tradizionali, è necessario combattere le nuove idee che interferirebbero con l'establishment. I governi cercano di perpetuare nel tempo ciò che gli consente di rimanere al potere. Le persone non vengono elette alle cariche pubbliche per cambiare le cose. Sono messi lì per mantenere le cose come stanno. Quindi, vedete, le basi della corruzione sono nel nostro modello sociale. Fatemi essere chiaro, tutte le nazioni sono fondamentalmente corrotte perché tendono a sostenere le istituzioni esistenti. Non intendo dare sostegno o sminuire tutte le nazioni, ma comunismo, socialismo, fascismo, il sistema del libero mercato e tutte le altre sottoculture sono la stessa cosa. Sono tutte fondamentalmente corrotte. La caratteristica fondamentale delle nostre istituzioni sociali è nella necessità di autopreservarsi. Quando si ha a che fare con una società, una religione o un governo, l'interesse principale è quello di preservare l'istituzione stessa. Ad esempio, l'ultima cosa che vuole una compagnia petrolifera è l'utilizzo di energia al di fuori del suo controllo, in quanto rende quella compagnia meno importante per la collettività. Allo stesso modo, la guerra fredda e il crollo dell'Unione Sovietica era in realtà un modo di preservare e perpetuare l'egemonia economica globale riconosciuta agli Stati Uniti. Allo stesso modo, le religioni condizionano le persone facendole sentire colpevoli delle loro inclinazioni naturali, proponendo la propria retta via per il perdono e la salvezza eterna. Al centro di questa autopreservazione delle istituzioni abbiamo il sistema monetario, perché è il denaro che fornisce i mezzi per il potere e per la sopravvivenza. Perciò, come una persona povera potrebbe essere costretta a rubare per poter sopravvivere, è un'inclinazione naturale fare tutto ciò che serve affinché un'istituzione possa continuare a generare profitti. Questo rende intrinsecamente molto difficile il cambiamento delle istituzioni basate sul profitto, in quanto non solo metterebbe a rischio la sopravvivenza di un gran numero di persone, ma anche gli stili di vita lussuosi che la ricchezza e il potere garantiscono. Perciò la paralizzante necessità di preservare un'istituzione senza avere riguardo alla sua importanza sociale ha origine principalmente dal bisogno di denaro. Perché dovrebbe interessarmi? È quello che pensa la gente. E quindi se una persona fa soldi vendendo un certo prodotto, è naturale che vorrà combattere contro l'esistenza di un altro prodotto che minaccia la sua istituzione. Tuttavia, le persone non riescono ad essere oneste e non si fidano degli altri. Un tizio arriva da te e ti dice: ho proprio la cosa giusta per te. È un venditore. Quando un dottore dice: credo che il suo rene debba essere asportato, io non so capire se sta cercando di pagarsi il suo yacht o se è il mio rene che deve essere asportato. È molto difficile in un sistema monetario avere fiducia delle persone. Se tu venissi nel mio negozio e dicessi: questa lampada che ho in mostra è abbastanza buona, ma la lampada del negozio a fianco è molto migliore, non continuerei a fare affari a lungo, non funzionerebbe. Se fossi etico, non funzionerebbe. Quindi, quando si dice che l'industria tiene alle persone, non è vero. Non possono permettersi di avere un'etica. Quindi, il vostro sistema non è progettato per essere utile al benessere della gente. Se ancora non l'aveste capito, non ci sarebbe nemmeno l'appalto esterno di lavorazione all'impresa, se tenessero davvero alle persone. L'industria non ci tiene, loro assumono persone solo perché la produzione non è ancora stata automatizzata. Quindi non parlate di onestà o di etica, non possiamo permettercela facendo affari. We cannot afford it and remain in business.
È importante sottolineare che, nonostante il sistema sociale, che sia quello fascista, socialista, capitalista o comunista, i meccanismi sottostanti sono ancora il denaro, il lavoro e la competizione. Il comunismo in Cina non è meno capitalistico degli Stati Uniti. L'unica differenza è la misura con cui lo Stato interviene nelle imprese. La verità è che il monetarismo è il vero meccanismo che dirige gli interessi economici di tutte le nazioni del mondo. La manifestazione più aggressiva di questo è il sistema della libera impresa. La visione fondamentale prospettata dai primi economisti sostenitori del libero mercato, come Adam Smith, è che l'interesse individuale e la competizione conducono alla prosperità sociale, in quanto la competizione crea incentivi che motivano le persone a perseverare. Comunque, quello che non si dice è che un'economia basata sulla competizione inevitabilmente determina una corruzione strategica, la consolidazione del potere e del benessere, la stratificazione sociale, la paralisi tecnologica, l'abuso del lavoro e infine una forma occulta di governo dittatoriale dell'élite che detiene la ricchezza. La parola corruzione è spesso definita come una perversione morale. Se una società immette i propri rifiuti tossici nell'oceano per risparmiare denaro, la maggior parte della gente riconosce questo come un comportamento scorretto. Ma allo stesso modo, quando un grosso centro commerciale irrompe in una piccola città inducendo i piccoli esercizi a chiudere perché non sono in grado di competere, emerge una zona d'ombra. Che cosa ha fatto di sbagliato questo grande centro commerciale? Perché a loro dovrebbe importare delle organizzazioni a conduzione familiare che distruggono? E ancora, quando una persona viene licenziata, anche all'improvviso, perché una nuova macchina è stata creata, la quale può lavorare con meno costi, la gente tende ad accettare questo perché il mondo gira così. Senza vedere la disumanità intrinsecamente immorale di questo tipo di azione. Perché il fatto è che, sia che si stia parlando di smaltire rifiuti tossici, che di gestire un'impresa monopolistica o di diminuire la forza lavoro, la motivazione di fondo è la stessa, il profitto. Sono tutte diverse fasi del meccanismo di autodifesa del sistema, che mette sempre il benessere delle persone dopo il profitto monetario. Perciò la corruzione non è soltanto un sottoprodotto del monetarismo, è il suo elemento fondamentale. E se la maggior parte delle persone riconosce questa tendenza, in un modo o nell'altro, la maggioranza sembra essere inconsapevole dell'insieme delle conseguenze dell'avere un sistema così egoistico come mentalità dominante della società. Internal documents show that after this company positively, absolutely knew that they had a medication that was infected with the AIDS virus, they took the product off the market in the U.S. and then they dumped it in France, Europe, Asia, and Latin America. The U.S. government allowed it to happen. The FDA allowed this to happen. And now the government is completely looking the other way. Thousands of innocent hemophiliacs have died from the AIDS virus. This company knew absolutely that it was infected with AIDS. They dumped it because they wanted to turn this disaster into a profit. Quindi vedete, c'è una corruzione intrinseca. Continuiamo a rubarci le cose gli uni con gli altri. E non ci si può aspettare onestà in questa realtà. E poi, non sapere chi eleggere. Loro ragionano in termini di democrazia, che è impossibile in un sistema basato sul denaro. Se avete più denaro, potete pubblicizzarvi per ottenere una carica nel governo. Questo non è una democrazia. Serve a coloro che sono in una posizione di vantaggio rispetto ad altri. Quindi è sempre una dittatura dell'élite ricche finanziariamente. È interessante osservare come personalità apparentemente sconosciute appaiono magicamente sulla scena come candidati presidenziali. Dopodiché, prima che ve ne rendiate conto, non vi rimane che scegliere in un piccolo gruppo di persone estremamente ricche, i quali, c'è da sospettare, hanno in comune la stessa visione sociale di fondo. Ovviamente è una farsa. Le persone indicate sulle schede elettorali si trovano lì perché sono state selezionate finché risultassero accettabili ai poteri finanziari che attualmente tirano le redini. Tuttavia, molti di coloro che si rendono conto di questa illusione spesso pensano: se soltanto potessimo mandare al potere i nostri politici onesti, con un'etica, allora le cose funzionerebbero. Se
Sebbene questa idea sembri giusta nella nostra visione del mondo tradizionale, si tratta sfortunatamente di un altro inganno. Quando si arriva a questioni davvero importanti, le istituzioni politiche delegano il potere agli stessi politici, i quali non hanno in verità alcuna competenza su ciò che fa funzionare il nostro mondo e la nostra società. Non sono i politici che possono risolvere i problemi. Non hanno le capacità tecniche. Non sanno come risolvere i problemi. Anche se fossero onesti, non saprebbero risolverli. Sono i tecnici che producono gli impianti di desalinizzazione. Sono i tecnici che ti fanno avere l'elettricità, che ti danno i veicoli, che riscaldano le case, le rinfrescano d'estate. È la tecnologia che risolve i problemi, non la politica. La politica non può risolvere i problemi perché loro non hanno le conoscenze per farlo. Davvero poche persone oggi si fermano a pensare cosa migliora davvero la loro vita. E il denaro? Ovviamente no. Nessuno può mangiare il denaro o introdurlo nella propria auto affinché funzioni. E la politica? Tutto quello che i politici sanno fare è creare leggi, stabilire finanziamenti e dichiarare guerre. E la religione? Ovviamente no. La religione non crea nient'altro che consolazioni emotive intangibili per coloro che ne hanno bisogno. Il vero dono che noi, come esseri umani, possediamo, e che è la sola cosa responsabile del miglioramento della nostra vita, è la tecnologia. Cos'è la tecnologia? La tecnologia è una matita che consente a ciascuno di riportare le proprie idee su carta per comunicarle. La tecnologia è un'automobile che ci consente di viaggiare più rapidamente di quanto i nostri piedi ci consentono. La tecnologia è un paio di occhiali che consentono di vedere a coloro che ne hanno bisogno. La tecnologia applicata di per sé non è nient'altro che un'estensione delle facoltà umane, che riducono gli sforzi, liberando gli uomini da certi lavori faticosi o da problemi particolari. Immaginate la vostra vita oggi senza un telefono, o un forno, o un computer, un aereo. Tutto quello che trovate in casa vostra che considerate come un dato di fatto, il campanello, il tavolo, la lavastoviglie, è tecnologia generata dall'ingegnosità creativa e scientifica di tecnici umani. Nessun denaro, politica o religione. Queste sono istituzioni fasulle. Scrivere al proprio parlamentare è una cosa fantastica. Vi dicono di scrivergli se volete che qualcosa venga fatto. I parlamentari di Washington sarebbero l'avanguardia della tecnologia, l'avanguardia in materia di relazioni umane, in materia di crimine, tutti i fattori che danno forma al comportamento umano. Non dovete scrivere ai vostri parlamentari. Che tipo di persona sono coloro ai quali è stato assegnato questo lavoro? In futuro avremo grosse difficoltà. E la questione che sollevano sempre i nostri politici è: quanto ci costerà questo progetto? La domanda non è quanto ci costerà, ma abbiamo le risorse per farlo? Ed oggi abbiamo le risorse per dare casa a chiunque, per costruire ospedali in tutto il mondo, per costruire scuole in tutto il mondo, per le migliori apparecchiature e i laboratori, per insegnare e condurre ricerche mediche. Vedete, abbiamo tutto questo, ma siamo in un sistema monetario, e in questo sistema c'è il profitto personale. E qual è il meccanismo fondamentale che regola il sistema del profitto, oltre all'interesse personale? Cos'è che esattamente mantiene questa tensione competitiva al suo interno? È la massima efficienza o la sostenibilità? No, non fanno parte del loro piano. Niente di quello che viene prodotto nella nostra società basata sul profitto è nemmeno lontanamente sostenibile o efficiente. Se non fosse così, non esisterebbe un settore industriale multimiliardario al servizio dell'automobile e il tempo medio di obsolescenza della maggior parte dei dispositivi elettronici non sarebbe inferiore ai 3 mesi. È l'abbondanza delle risorse? Assolutamente no. L'abbondanza, sulla base della legge della domanda e dell'offerta, è davvero una cosa negativa. Se una società che commercia diamanti ne estrae dalle sue miniere una quantità 10 volte superiore alla media, significa che l'offerta è cresciuta, e ciò farà scendere il prezzo e il profitto per ogni diamante. Il fatto è che l'efficienza, la sostenibilità e l'abbondanza sono nemiche del profitto. Per dirlo in breve, è la carenza delle risorse che accresce i profitti. Cos'è la carenza? Con l'obiettivo di mantenere ingenti profitti, riducono la produzione del petrolio per tenere i prezzi alti.
mantengono scarsa la circolazione di diamanti per alzare i prezzi. Alla Kimberley Diamond Mine bruciano i diamanti per fare il carbone, per tenere i prezzi alti. Quindi, che significato ha per la società il fatto che la scarsità, sia quella naturale che quella creata artificialmente, sia una condizione favorevole per l'industria? Significa che non si avranno mai la sostenibilità e l'abbondanza di risorse in un sistema basato sul profitto, perché va contro la natura stessa del sistema. Quindi è impossibile avere un mondo senza guerre o povertà. È impossibile il progresso tecnologico sino alla sua massima efficienza e produttività. E ancora più drammaticamente, è impossibile aspettarsi che gli esseri umani si comportino in modo etico e decoroso. La gente usa la parola istinto perché non riesce a darsi una spiegazione del comportamento. Riflettono un attimo e valutano con la loro mancanza di conoscenza e dicono cose come: gli uomini sono fatti in un certo modo, l'egoismo è una cosa naturale. Come se ci avessero lavorato per anni su queste questioni, ma non è più naturale che l'indossare vestiti. Quello che noi vogliamo fare è eliminare le cause dei problemi alla radice. Eliminare quei processi che producono egoismo, fanatismo e pregiudizi, affinché le persone traggano vantaggio gli uni dagli altri, eliminando il classismo. Eliminare il bisogno di prigioni e assistenza sociale. Abbiamo avuto sempre questi problemi perché abbiamo sempre convissuto con la scarsità, con le frontiere e con il sistema monetario che producono la scarsità. Se voi sradicate le condizioni che generano quello che viene chiamato comportamento sociale pericoloso, questo cesserà di esistere. Alcune persone dicono: ma non sono innate queste condizioni? No, non lo sono. Non c'è una natura umana, ci sono dei comportamenti umani e sono sempre cambiati nel corso della storia. Voi non siete nati con il fanatismo, l'avidità, la corruzione o l'odio. Voi li avete acquisiti all'interno della società. Guerre, povertà, corruzione, fame, miseria, sofferenza umana non cambieranno in un sistema monetario. Ci potrebbero essere cambiamenti ben poco significativi. Sarà necessario ripensare a tutte le nostre culture, i nostri valori, e dovrà essere messa in relazione alle risorse reali della Terra, non sulla base dell'opinione di qualche uomo o su qualche nozione dottrinale che ci dice come dovrebbe essere il mondo, o qualche altra opinione religiosa circa le questioni umane. È questo quello di cui si occupa il progetto Venus. La società di cui stiamo per parlare è una società che si è liberata di tutte le vecchie superstizioni, delle incarcerazioni, delle prigioni, della crudeltà e delle leggi. Tutte le leggi scompariranno e le professioni scompariranno in quanto non saranno più significative, come anche i broker azionari e i consulenti bancari, andati via per sempre, perché non avranno più alcuna importanza. Quando ci rendiamo conto che è la tecnologia concepita dall'ingegnosità degli uomini che libera l'umanità e aumenta la nostra qualità di vita, allora realizziamo che al centro del nostro interesse deve esserci l'attenta gestione delle risorse della Terra, in quanto è da queste risorse naturali che otteniamo i materiali che ci consentono di continuare il nostro cammino verso la prosperità. Capito questo, vediamo quindi che il denaro fondamentalmente funziona come una barriera a queste risorse, in quanto tutto ha virtualmente un costo finanziario. E perché abbiamo bisogno di denaro per ottenere queste risorse? Per la loro carenza, naturale o artificiale. Non paghiamo per l'aria o per l'acqua del rubinetto, perché sono così abbondanti che sarebbe inutile tentare di venderle. Quindi, seguendo la logica, se le risorse e le tecnologie applicabili per creare tutto ciò che si trova nelle nostre società, come le case, le città e i mezzi di trasporto, fossero sufficientemente abbondanti, non ci sarebbe alcun bisogno di vendere alcunché. Allo stesso modo, se l'automazione e le macchine fossero così tecnologicamente avanzate da rimpiazzare gli uomini nel lavoro, non ci sarebbe bisogno di avere un lavoro. E con questi aspetti sociali che vengono gestiti, non ci sarebbe bisogno di far circolare denaro. Quindi rimane l'ultima domanda. Abbiamo noi sulla Terra abbastanza risorse e conoscenze tecnologiche
per creare una società così prosperosa, dove ciò che abbiamo a disposizione oggi è disponibile senza alcun prezzo e senza il bisogno di essere obbligati ad un impiego salariato? Sì, le abbiamo. Abbiamo le risorse e le tecnologie per consentire tutto questo, come minimo, con la possibilità di far crescere gli standard di vita così tanto che le persone nel futuro guarderanno indietro alla civiltà odierna e rimarranno sbalorditi vedendo quanto primitiva ed immatura era la nostra società. Questo è lo scopo del progetto Venus. È un sistema completamente diverso, che è aggiornato tramite la conoscenza dei nostri giorni. Non abbiamo mai dato da risolvere agli scienziati il problema di ridisegnare una società che elimini lavori monotoni e noiosi, che elimini gli incidenti dei mezzi di trasporto, che permetta alle persone di avere alti standard di vita, che elimini i veleni dai nostri cibi, che ci dia altre fonti di energia pulite ed efficienti. Sono cose possibili. La principale differenza fra una società basata sulle risorse e un sistema monetario è che la prima si preoccupa realmente delle persone e del loro benessere, mentre il sistema monetario è così distorto che il preoccuparsi delle persone è ormai del tutto secondario, se non inesistente. Le merci vengono prodotte a seconda di quanto si può guadagnare vendendole. Se c'è un problema sociale e non puoi guadagnare denaro risolvendo quel problema, allora rimarrà irrisolto. Un'economia basata sulle risorse non si avvicina a nessun sistema sperimentato e con tutta la tecnologia a disposizione oggi possiamo creare prosperità che si può utilizzare per migliorare il tenore di vita di tutti. Si potrebbe avere prosperità in tutto il mondo se usassimo in modo lungimirante le nostre tecnologie. È un sistema molto differente. Ed è davvero difficile parlarne, perché la gente non è abbastanza informata circa il progresso della nostra tecnologia. Attualmente potremmo non bruciare combustibili fossili, potremmo smettere di utilizzare tutto ciò che contamina l'ambiente. Ci sono molte fonti di energia disponibili. Le soluzioni energetiche alternative promosse dall'establishment, come l'idrogeno, le biomasse e anche il nucleare, sono altamente insufficienti, dannose, ed esistono soltanto per perpetuare il sistema del profitto industriale. Quando guardiamo cosa c'è dietro la propaganda e le finte soluzioni promosse dalle compagnie energetiche, troviamo una serie pressoché infinita di risorse pulite, abbondanti e rinnovabili per la produzione di energia. L'energia solare ed eolica sono ben note al pubblico, ma il vero potenziale di questi è rimasto inespresso. L'energia prodotta dal sole è così tanta che un'ora di luce del sole a mezzogiorno contiene più energia di quella che in tutto il mondo si consuma in un anno. Se potessimo catturare un centesimo di questa energia, nel mondo si potrebbe smettere di usare il petrolio, gas e altro. La questione non è la disponibilità, ma le tecnologie che vengono utilizzate. E ci sono molti strumenti avanzati oggi che riuscirebbero a realizzare proprio questo, che però sono ostacolati dal bisogno di competere nel mercato dominato dal potere delle multinazionali. Poi abbiamo l'energia eolica. L'energia eolica è stata definita debole e condizionata dalla posizione geografica, quindi è per loro impraticabile. Non è vero. Il Dipartimento dell'Energia statunitense ha ammesso nel 2007 che se il vento venisse raccolto in soli 3 dei 50 stati americani, potrebbe rifornire l'intera nazione. E ci sono mezzi piuttosto sconosciuti che usano le maree e i moti ondosi. L'energia della marea deriva dallo spostamento degli oceani. Installando turbine che sfruttano questi movimenti, si genera energia. Nel Regno Unito 42 siti sono attualmente disponibili. Si prevede che il 34% dell'energia di tutto il Regno Unito può provenire solo dall'energia delle maree. La potenza delle onde, che estrae energia dai movimenti in superficie degli oceani, si stima che abbia una potenza globale al di sopra degli 80.000 terawattora all'anno. Questo significa che il 50% dell'energia dell'intero pianeta può essere prodotta solo da questo meccanismo. Ora è importante puntualizzare che queste energie, maree, onde, solari ed eoliche, non richiedono energia a loro volta da dover sfruttare, a differenza di carbone, petrolio, gas, biomasse, idrogeno e tutte le altre. Combinando solo questi quattro mezzi, sfruttando efficientemente la tecnologia, si può rifornire il mondo per sempre.
Detto questo, si trova un'altra forma di energia rinnovabile pulita che batte tutte le altre. L'energia geotermica. L'energia geotermica consiste in quello che è chiamato contenimento di calore, il quale, attraverso un semplice processo che utilizza l'acqua, è capace di generare una quantità massiccia di energia pulita. Nel 2006 un report del MIT sull'energia geotermica scoprì che 13.000 zettajoule di energia sono attualmente disponibili sulla Terra, con la possibilità che 2.000 zettajoule si possano facilmente ricavare con tecnologia avanzata. Il consumo energetico totale di tutte le nazioni del pianeta è di circa metà zettajoule all'anno. Questo significa che circa 4.000 anni di energia planetaria può essere utilizzata solo attraverso questo mezzo. E se consideriamo che l'energia prodotta dalla Terra è costantemente rinnovabile, allora l'energia è davvero illimitata e potrebbe essere usata per sempre. Queste fonti di energia sono solo pochi dei mezzi rinnovabili e puliti disponibili. E più passerà il tempo, più ne troveremo. La conseguenza è che quindi noi abbiamo un quantitativo di energia disponibile senza inquinamento, meccanismi di conservazione ed effettivamente senza un prezzo. Che dire sul trasporto? I mezzi di trasporto prevalenti nelle nostre società sono l'automobile e gli aerei. Ed entrambi hanno bisogno di combustibili fossili per funzionare. Nel caso dell'automobile, la tecnologia a batteria utile per rifornire una macchina elettrica che può camminare a 100 miglia all'ora per oltre 200 miglia con una carica esiste già da molti anni, ma i brevetti sulle batterie sono controllati dall'industria del petrolio, la quale limita la loro accessibilità per mantenere il suo mercato con la pressione politica dell'industria dell'energia, l'accessibilità di questa tecnologia è bloccata. Non c'è alcuna ragione se non puro e sporco interesse economico. Se ogni singolo veicolo del mondo non può essere elettrico e assolutamente pulito, senza alcun bisogno di benzina. Per quanto riguarda gli aeroplani, è tempo di capire che questo modo di viaggiare è inefficiente, ingombrante, lento e molto inquinante. Questo che vedete è il treno a levitazione magnetica, usa i magneti come propulsori. È totalmente sospeso su un campo magnetico e richiede meno del 2% dell'energia usata per trasportare un aereo. Il treno non ha ruote, così nulla può usurarlo. Attualmente la velocità massima di queste versioni, usate in Giappone, è di 361 miglia all'ora, ma questa versione è già molto sorpassata. Un'organizzazione chiamata ET3, la quale ha connessioni con il progetto Venus, ha progettato un maglev che consiste in un tubo che può trasportare ad una velocità superiore alle 4.000 miglia all'ora, in un tubo immobile, senza frizioni, che può trovarsi a terra o sott'acqua. Immagino di andare da Los Angeles a New York per una pausa pranzo, o da Washington DC a Beijing, in Cina, in 2 ore. Questo è il futuro dei viaggi continentali ed intercontinentali. Veloce, pulito, con solo una frazione dell'energia che usiamo oggi per fare la stessa cosa. Infatti, tra tecnologia maglev, batteria, conservazione ed energia geotermica, non ci saranno ragioni per ogni combustione. E noi possiamo fare questo ora, se non fossimo frenati dalla struttura paralizzante del profitto. Ora l'America è incline verso il fascismo. La sua filosofia religiosa è dominante, ha una propensione verso il sostegno di punti di vista fascisti. L'industria americana è essenzialmente un'istituzione fascista. Se tu non capisci questo, nel momento in cui la colpirai, ti ritroverai in una dittatura. Siamo dotati di regole circa la responsabilità del lavoro e lo vedo davvero come un supporto alla schiavitù. Ti hanno portato a credere che ci si deve guadagnare da vivere con il sudore della fronte. Questo blocca le persone. Liberare le persone dai monotoni, ripetitivi lavori con i quali diventano ignoranti, con le quali le stanno derubando. Nella nostra società basata sull'economia delle risorse, le macchine liberano le persone. Vedete, noi non possiamo immaginarlo solo perché non abbiamo mai conosciuto un mondo così. Se guardiamo la storia, noi vediamo un modello molto chiaro di automazione meccanica che lentamente va rimpiazzando il lavoro umano. Dalla scomparsa dell'addetto all'ascensore alla più vicina automazione di un impianto di produzione automobilistica. Dato che la tecnologia aumenta i bisogni degli uomini, verrà continuamente diminuita.
Questo crea un forte impatto che prova la falsità sul quale è basato il lavoro nel sistema monetario. Il lavoro umano è in diretta competizione con lo sviluppo della tecnologia, perciò, data la fondamentale priorità del profitto alle industrie, le persone saranno col tempo continuamente licenziate per essere poi rimpiazzate dalle macchine. Quando un'industria prende delle macchine, invece di diminuire le giornate di lavoro, diventa più semplice. Tu perderesti il tuo lavoro, perciò fai bene ad aver paura delle macchine. In un'economia basata sulle risorse e sull'alta tecnologia, è diminutivo dire che circa il 90% di tutte le occupazioni attuali possono essere affrontate dalle macchine, liberando gli uomini per poter vivere le loro vite senza schiavitù. Perché questo è l'obiettivo della tecnologia stessa. E attraverso il tempo, con nanotecnologie e altre forme scientifiche avanzate, indubbiamente vedremo che anche le più complesse procedure mediche possono essere eseguite da macchine altrettanto bene, se non meglio, ottenendo risultati anche migliori di quelli ottenuti dall'uomo oggi. Il percorso è chiaro, ma le nostre strutture basate sulla moneta che richiedono lavoro per far reddito bloccano questo progresso. Per soddisfare le necessità umane, i lavori servono a sopravvivere. Il concetto di fondo è che questo sistema funziona così, e non saremo mai liberi, ma tecnologicamente costantemente paralizzati. Noi abbiamo macchine che puliscono fognature e liberano esseri umani da questo. Così, guarda sempre alle macchine come un'estensione delle possibilità umane. Inoltre, molte occupazioni oggi non avranno semplicemente alcuna base per esistere in un sistema basato sulle risorse. Come tutto ciò che è legato alla gestione della moneta, insieme al sistema giuridico stesso. Senza moneta, la stragrande maggioranza dei crimini che sono commessi oggi non si verificherebbero più. Tutte le forme di crimini sono conseguenza del sistema monetario, sia direttamente o attraverso influenze nevrotiche dovute a disastri o carenze economiche. Perciò le stesse leggi si estingueranno. Invece di mettere un cartello con scritto guida attentamente quando è bagnato, metti degli abrasivi sulla strada, così non sarà più scivoloso. E quando una persona va in auto ubriaca e l'auto sbanda molto, c'è un piccolo sistema che si attiva opportunamente portando la macchina al di là della carreggiata. Non una legge, una soluzione. Metti dei radar così che le automobili non possano colpirsi tra loro. Le leggi fatte dagli uomini sono tentativi per trattare il verificarsi dei problemi e non sapendo come risolverli, loro fanno appunto una legge. Negli Stati Uniti, la più capitalistica e privatizzata nazione del pianeta, non dovrebbe sorprendere che ci siano le più grandi prigioni di tutto il mondo. Crescono ogni anno. Statisticamente, molte di queste persone non sono istruite e vengono da società povere. E contrariamente alla propaganda, è questa condizione ambientale che li attrae in comportamenti criminali e violenti. Qualunque civiltà guarda dall'altra parte su questo punto. Le carceri sono solo degli esempi di come la nostra società evita di esaminare la radice dei comportamenti umani. Miliardi sono spesi ogni anno in prigioni e polizia, mentre solo una frazione è spesa su programmi per la povertà, che è una delle più fondamentali cause responsabili dei crimini. E fin tanto che abbiamo un sistema economico che preferisce e infatti crea carenze e depravazione, la criminalità non andrà mai via. Se le persone soddisfacessero le necessità della vita, senza schiavitù, debiti, baratto, commercio, loro si comporterebbero diversamente. Tu vuoi tutte quelle cose senza un prezzo. Allora non vuoi un prezzo. Cosa dovrebbe motivare le persone? L'uomo otterrebbe tutto quello che vuole e starebbe tutto il giorno a prendere il sole? Questo è un velo che abbiamo davanti agli occhi. I popoli della nostra cultura sono indottrinati a credere che il sistema monetario produce incentivi, motivazioni. Se loro avessero accesso a tutto, perché dovrebbero voler qualcosa? Perderebbero il loro incentivo, dicono. Questo è quello che ti hanno insegnato per far parte del sistema. Se elimini il denaro, ci saranno diversi incentivi, molto differenti. Quando i popoli devono far fronte ai bisogni della vita, i loro incentivi cambiano. Che dire della luna e delle stelle? Nuove sfide compariranno.
Se fai un disegno che ti piace, vorrai darlo ad altre persone, non vendendoglielo. Penso che prevalentemente l'educazione di oggi consista essenzialmente nella formazione professionale di una persona. È molto specializzata, ma non è generale. Le persone non sanno abbastanza su diverse cose. Non manderebbero la gente in guerra se queste sapessero molte cose. Credo che l'educazione sia per lo più meccanica e quindi non serve per la risoluzione di nuovi problemi. Gli insegnanti spesso non danno i mezzi emotivi riguardanti lo specifico campo sul come avere un pensiero critico. In un'economia basata sulle risorse, l'educazione sarebbe molto diversa. Le nostre maggiori preoccupazioni sociali sarebbero lo sviluppo mentale, la motivazione personale, portate al massimo potenziale. Perché crediamo che l'intelligenza è la ricchezza del mondo, perché questo diventa un contributo di ognuno. Più intelligenti saranno i bambini, migliore sarà la tua vita, perché contribuiranno costruttivamente all'ambiente e alla tua vita. Perché tutto quello che noi elaboriamo in un'economia basata sulle risorse sarebbe stato applicato alla società. Non c'è motivo per cui opporvisi. Patriottismo, armi, eserciti, tutto questo è segno che non siamo ancora civilizzati. I bambini chiedono ai loro genitori: non vedi la necessità delle macchine? Papà, non vedi che le guerre sono inevitabili quando produciamo carenze? Non è ovvio. Naturalmente il bambino capirà che la tua volontà sarà usata per servire l'establishment. Non siamo in una società abominevole e malata, che non vogliamo che faccia parte dei libri di storia. Direbbero soltanto che grandi nazioni hanno preso terre da nazioni più piccole, usando la forza e la violenza. Avrete solo una storia di comportamenti sbagliati lungo tutto il percorso, fin dall'inizio del mondo civilizzato. Questo finché tutte le nazioni lavoreranno insieme all'unificazione mondiale dei beni comuni per tutti gli esseri umani e senza qualcuno sottomesso ad altri. Senza stratificazione sociale, sia che si tratti di elitarismo tecnico o di qualsiasi altro tipo, sradicato dalla faccia della terra. Lo Stato non fa niente perché non c'è uno Stato. Il sistema che io propongo, di un'economia globale basata sul sistema delle risorse, non è perfetto, ma è già molto meglio di quello che abbiamo. Non potremo mai ottenere la perfezione. I valori della nostra società, che si sono manifestati nelle continue guerre, la corruzione, le leggi oppressive, la stratificazione sociale, comportamenti irrazionali, distruzione ambientale ed una despotica indifferenza sociale orientata al profitto delle classi dominanti, è fondamentalmente il risultato di un'ignoranza collettiva di due delle più basiche intuizioni umane che si possono avere in questa realtà: i mutevoli e simbiotici aspetti delle leggi naturali. La vera natura della realtà è che tutti i sistemi, se sono conoscenza, società, tecnologia, filosofia o qualsiasi altra invenzione, saranno, quando disinibite, sottoposti ad un continuo e veloce cambiamento. Quello che oggi consideriamo normale, come la telematica e il trasporto, erano stati impensabili nelle epoche antiche. Allo stesso modo, il futuro avrà tecnologie, realizzazioni e strutture sociali che oggi noi non potremmo mai conoscere. Siamo andati dall'alchimia alla chimica, dall'universo geocentrico a quello eliocentrico, da credere che i demoni sono la causa delle malattie alla medicina moderna. Lo sviluppo non sembra dar segno di cedimenti, ed è questa consapevolezza che ci porta e guida verso la crescita e il progresso. Una conoscenza empirica, statica, non esiste. Piuttosto è la conoscenza sulla nascita di tutti i sistemi che dobbiamo riconoscere. Questo significa che dobbiamo essere aperti a nuove informazioni ogni volta, anche se minaccia il nostro attuale sistema e quindi la nostra identità. Purtroppo le società di oggi non capiscono questo
e le istituzioni continuano a paralizzare la crescita, preservando delle strutture sociali datate. Contemporaneamente la popolazione ha paura di cambiare. Per questo condizionamento assumono un'identità statica e cambiare un dogma del sistema di solito è un inquietante insulto. L'essere in difetto è erroneamente associato al fallimento. Dopo, infatti, aver dimostrato il difetto, questo dovrebbe essere celebrato perché eleva qualcuno ad un nuovo livello di comprensione. Si promuove la consapevolezza. Il fatto è che non c'è nulla di paragonabile ad un essere umano intelligente. È semplicemente una questione di tempo prima che le idee siano aggiornate, cambiate o sradicate. E questa tendenza a credere ciecamente in un sistema, rifugiandosi in esso nella possibilità di trasformazione, non è niente di meno che una forma di materialismo intellettuale. Il sistema monetario perpetua questo materialismo, non solo preservando le sue stesse strutture, ma anche attraverso il grandissimo numero di persone che sono state condizionate e che difendono queste strutture senza pensarci, ciecamente, perciò diventando guardiani inconsapevoli dello status quo. Siamo pecore che non hanno avuto bisogno di un cane per controllarsi. Controllando ogni altro, opponendoci a quelli che fanno un passo fuori dal normale. Questa tendenza a resistere ai cambiamenti e preservare le istituzioni esistenti per motivi di identità, comodità, potere e profitto è assolutamente insostenibile. E produrrà solo ulteriore squilibrio, frammentazione, distorsione e molto probabilmente distruzione. È tempo di cambiare. Da cacciatori e raccoglitori alla rivoluzione agricola e dalla rivoluzione industriale, il percorso è chiaro. È tempo per un nuovo sistema sociale che rifletta le intenzioni che abbiamo oggi. Il sistema monetario è un prodotto di un'epoca dove la scarsità è una realtà. Ora, con l'era della tecnologia, non è più importante per la società. È andato assieme al suo comportamento aberrante. Allo stesso modo, le culture dominanti nel mondo, come le religioni, operano con la stessa superficialità sociale. Islamismo, cristianesimo, giudaismo, induismo e tutte le altre esistono come barriere alla crescita personale e sociale. Per ognuna di esse si protrae una visione chiusa del mondo. E questa conoscenza limitata che riconoscono è semplicemente impossibile in un nuovo universo. La religione ha avuto successo nel sedare la consapevolezza di questa evoluzione, instillando una distorsione psicologica di fede verso i suoi seguaci, dove la logica e le nuove informazioni sono rifiutate in favore di dogmi tradizionali e sorpassati. Il concetto di Dio è davvero un modo di guardare le cose naturali. All'origine i popoli non sapevano abbastanza su come queste cose si siano formate, su come la natura ha funzionato. Così si sono inventati le loro storielle ed hanno creato un Dio nel loro immaginario. Un tizio che si arrabbia quando le persone non pensano bene. Lui crea inondazioni, terremoti, e loro dicono che è la volontà di Dio. Un rapido sguardo alle religioni soppresse nella storia rivelano che anche la creazione degli stessi miti sono culture dominanti sviluppate con l'influenza del tempo. Per esempio, una dottrina cardine della fede cristiana è la morte e la risurrezione di Cristo. La nozione è così importante che la Bibbia stessa dice: «E se Cristo non è risorto, allora le nostre prediche e la nostra fede sono vane». Inoltre, è molto difficile tenerne conto letteralmente, non solo perché non c'è nessuna fonte che denota questo evento soprannaturale nella storia dei secoli, ma sapendo dell'enorme numero di salvatori prima dei cristiani, se anche fossero morti e risorti, immediatamente associeremmo questa storia alla mitologia. All'inizio, le figure ecclesiastiche, come i Tortulliani, vollero rompere decisamente con queste associazioni, anche sostenendo che il diavolo ha causato il verificarsi di somiglianze, affermando nel secondo secolo: «Il diavolo, il cui intento è di distorcere la verità, imita le esatte circostanze dei sacramenti divini. Lui battezza i suoi credenti e promette il perdono dei peccati. Celebra l'offerta del pane e porta il simbolo della resurrezione. Dobbiamo perciò riconoscere gli artefatti del diavolo, che copia cose tra quelle che sono divine».
Quello che è davvero triste è che quando noi rifiutiamo l'idea che le storie come il cristianesimo, il giudaismo, l'islamismo e tutte le altre sono storie e le accettiamo per quello che realmente sono, cioè che sono puramente espressioni allegoriche derivate da più fedi, noi scopriamo che tutte le religioni condividono un filo comune ed è questo imperativo unificante che ha bisogno di essere riconosciuto e apprezzato. I credo religiosi hanno causato più frammentazione e conflitti di ogni altra ideologia. Il cristianesimo da solo ha oltre 34.000 differenti sottogruppi. La Bibbia è soggetta a interpretazioni. Quando la leggi, tu dici, penso che Gesù intendeva questo, penso che intendeva quell'altro. Oh no, lui intendeva questo. Così tu hai i luterani, gli avventisti, i cattolici. E una chiesa divisa non è affatto una chiesa. And a church divided is no church at all. A questo punto le divisioni, che sono marchi di fabbrica di tutte le religioni teistiche, ci portano al nostro secondo fallimento sulla consapevolezza, la falsa assunzione della separazione attraverso il rifiuto di una vita relazionata simbionticamente con gli altri. Oltre a capire che tutti i sistemi naturali sono innovativi, dove tutte le nozioni di realtà saranno costantemente sviluppate, alterate ed anche eradicate, noi dobbiamo anche capire che tutti i sistemi sono, infatti, frammenti inventati solo per motivi di dialettica e retorica. Perciò non ci sono cose come l'indipendenza in natura. L'intera natura è un sistema unificato di variabili interdipendenti. Ognuna è causa e reazione, esistenti solo come un tutt'uno concentrato. Non vedi la connessione con l'ambiente che ti circonda. Così sembra che siamo liberi e girovaghiamo. Ma elimina l'ossigeno, noi tutti moriremo immediatamente. Elimina le piante, noi moriremo. E senza il sole, tutti i pianeti morirebbero. Così noi siamo connessi. Noi dobbiamo seriamente tenere conto di questa totalità. Non è solo un'esperienza umana su questo pianeta, questa è un'esperienza totale. Noi sappiamo che non possiamo vivere senza piante e animali, non possiamo sopravvivere senza quattro elementi, lo sapete. E così, quando cominceremo seriamente a tenerne conto? Questo è quello che è un successo. Il risultato dipende da come ci relazioniamo con tutto quello che ci circonda. So che mio nipote non può sperare di ereditare un mondo sostenibile, pacifico, stabile, socialmente giusto. Se ogni figlio oggi, che cresce in Etiopia, in Indonesia, in Bolivia, in Israele, non ha la stessa aspettativa. Dovete prestare attenzione all'intera comunità o avrete seri problemi. E ora noi dobbiamo vedere l'intero mondo come la comunità e dobbiamo prenderci cura di ognuno in quella maniera. E non è soltanto una comunità di esseri umani, è una comunità di piante, animali ed elementi. Ed abbiamo seriamente bisogno di capire questo. Questo è quello che ci mette gioia e piacere. Questo è quello che manca alle nostre vite adesso. Lo possiamo chiamare spiritualità, ma il dato di fatto è che la gioia viene dalla beatitudine nella simbiosi con l'esterno. Questo è il nostro Dio spirituale, questa è quella parte di noi stessi che davvero sentiamo. E tu puoi sentirla nel profondo. È questo meraviglioso sentimento che conosci quando lo provi. Non lo proverai tramite il denaro, lo proverai tramite il tuo relazionarti con la natura. Now, if that isn't a hazard to this country, how are we going to keep building nuclear weapons? You know what I mean? What's going to happen to the arms industry when we realize we're all one? It's going to fuck up the economy. The economy that's fake anyway. 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 Which would be a real bummer. You can see why the government's cracking down on the idea of experiencing unconditional love. Una volta capito che l'integrità delle nostre personali esistenze è completamente dipendente dall'integrità di tutto il resto del nostro mondo, noi capiremo il vero significato dell'amore incondizionato. Per amore si intende ampliamento e visione di tutto come te. E come tutto non può avere dei condizionamenti, per il fatto che noi siamo un tutt'uno.
If it's true that we're all from the center of a star, every atom in each of us from the center of a star, then we're all the same thing. Even a Coke machine or a cigarette butt in the street in Buffalo is made out of atoms that came from a star. They've all been recycled thousands of times, as have you and I. And therefore, it's only me out there. So what is there to be afraid of? What is there that needs solace seeking? Nothing. There's nothing to be afraid of because it's all us. The trouble is we have been separated by being born and given a name and an identity and being individuated. We've been separated from the oneness, and that's what religion exploits, that people have this yearning to be part of the overall one again. So they exploit that. They call it God. They say he has rules. And I think it's cruel. I think you can do it absent religion. È tempo di pretendere l'unità. I nostri sistemi sociali corrotti vanno messi da parte e dobbiamo lavorare insieme per creare una società globale sostenibile dove ognuno si prende cura dell'altro ed ognuno è veramente libero. Le tue convinzioni o fedi personali, qualunque esse siano, sono insensate quando si tratta di bisogni vitali. Ogni uomo nascendo è nato nudo, avendo bisogno di calore, cibo, acqua, riparo. Tutto il resto non è indispensabile. Perciò il più importante problema a portata di mano è quello di una gestione intelligente delle risorse. Questo non potrà mai essere realizzato in un sistema monetario, perché è basato sul profitto e l'interesse personale, e nel quale lo squilibrio è intrinseco. Allo stesso modo, i politici sono inutili. I nostri veri problemi vitali sono tecnici, non politici. Inoltre, le ideologie che separano l'umanità, come la religione, hanno bisogno di forti riflessi nella comunità per avere significato, scopo e rilevanza sociale. Si spera, attraverso il tempo, che le religioni perdano il loro materialismo e si spostino nel più utile campo della filosofia. Il fatto è che la società di oggi è indietro, con politici che parlano costantemente di difesa e sicurezza, piuttosto che creazione, unità e progresso. Annualmente, i soli Stati Uniti spendono circa 500 miliardi di dollari per la difesa. Questa cifra sarebbe sufficiente per mandare al college per 4 anni tutti gli studenti americani. Nel 1940 il progetto Manhattan produsse la prima vera arma di distruzione di massa. Questo programma impiegò 130.000 persone ad un costo finanziario estremo. Immagina come le nostre vite sarebbero domani se quel gruppo di scienziati, piuttosto che lavorare per trovare un modo per uccidere persone, avesse lavorato per creare un mondo che si sostiene autonomamente sulla prosperità. Le vite domani sarebbero davvero molto diverse se questo fosse il loro obiettivo. Invece di armi di distruzione di massa, è ora di liberare qualcosa di più potente. Armi di creazione di massa. La nostra vera divinità è nella nostra abilità di creare, e armati con la comprensione dell'interrelazione simbiontica delle esistenze mentre siamo guidati dalla travolgente natura della realtà, non c'è niente che noi non possiamo fare o realizzare. Naturalmente dobbiamo far fronte a forti muri, nella forma di strutture di potere prestabilite che rifiutano il cambiamento. Alla base di queste strutture c'è il sistema monetario. Come spiegato prima, la politica della riserva frazionaria è una forma di schiavitù attraverso il debito, dove è letteralmente impossibile per una società essere libera. A sua volta, il libero mercato capitalistico, nella forma del libero commercio, usa il debito per imprigionare il mondo e manipolare le nazioni, sottomettendolo ad una manciata di grandi imprese e poteri politici. A prescindere da queste ovvie immoralità, il sistema stesso è basato sulla competizione, che immediatamente distrugge la possibilità di collaborazioni su larga scala per i beni comuni, quindi paralizzando ogni tentativo alla vera sostenibilità globale. Queste strutture finanziarie e corporative sono ormai obsolete e non si devono espandere.
Naturalmente noi non possiamo essere tanto ingenui da pensare che l'elite finanziaria e industriale appoggeranno questa idea, perché loro perderebbero potere e controllo. Perciò pacifiche azioni, altamente strategiche, devono essere prese. La più forte azione è semplice. Noi dobbiamo modificare il nostro comportamento per forzare la sovrastruttura alla volontà dei popoli. Noi dobbiamo smettere di supportare il sistema. L'unico modo di cambiare l'establishment è smettere di supportarlo e continuamente riconoscere i suoi difetti e la sua corruzione e farle riconoscere. Loro non abbandoneranno il sistema monetario perché nei nostri progetti o perché lo raccomandiamo. Il sistema deve fallire e i popoli devono perdere la fiducia nei loro capi. Questo sarà il maggior punto di svolta se il progetto Venus viene offerto come la migliore alternativa. Altrimenti ho paura delle conseguenze. Le tendenze ora indicano che la nostra nazione sta andando in bancarotta. La probabilità è che la nostra nazione si muoverà verso una dittatura militare per prevenire disordini o una completa disaggregazione sociale. Una volta che gli Stati Uniti cadranno, tutte le altre civiltà saranno oggetto di cose simili. Attualmente il sistema finanziario mondiale è vicino al collasso per i suoi stessi dogmi. Il controllore della valuta ha dichiarato che nel 2003 l'interesse sui debiti americani non sarà risolvibile in meno di 10 anni. Questo in teoria significa la totale bancarotta per l'economia americana e le sue implicazioni sul mondo sono immense. A sua volta la riserva frazionaria sul quale il sistema monetario è basato sta raggiungendo il suo limite teorico di espansione e i fallimenti bancari che voi state vedendo sono solo l'inizio. Questo fa impennare l'inflazione. Il nostro debito è a livelli record e il governo e la Fed stanno producendo una nuova moneta per salvare il sistema. Perché l'unico modo con cui le banche si mantengono è fabbricando nuova moneta. L'unico modo per fabbricare nuova moneta è di creare più debiti e inflazione. È solo una questione di tempo prima che i grafici cambino e non ci sarà più nessuno disposto a concedere prestiti, mentre quelli esistenti aumentano come le persone che non sono in grado di sopportare i prestiti attuali. Allora l'espansione della moneta finirà e la contrazione inizierà su una scala mai vista prima. Finirà un secolo passato in uno schema gerarchico. Questo è già cominciato. Perciò noi abbiamo bisogno di mostrare il fallimento finanziario per quello che è, sfruttando questa debolezza a nostro vantaggio. Qui ci sono dei suggerimenti. Smaschera la frode bancaria. Citibank, JP Morgan e Bank of America sono i più potenti controllori dentro il sistema corrotto della riserva frazionaria. È ora di boicottare queste istituzioni. Se hai un conto bancario o carte di credito con queste banche, sposta i tuoi risparmi verso altre. Se hai delle ipoteche, rifinanziale con altre banche. Se possiedi dei loro fondi, vendili. Se lavori con loro, rinuncia. Questi gesti esprimeranno il disprezzo per i veri poteri dietro le banche private, come la Federal Reserve, e crea consapevolezza sulla truffa dello stesso sistema bancario. 2. Spegnere le TV. Visita le agenzie indipendenti su internet per la tua informazione. La CNN, NBC, ABC, Fox e tutte le altre, emittenti italiane comprese, presentano notizie prefiltrate per mantenere lo status quo. Con 4 società che possiedono tutti i maggiori media, un'informazione obiettiva è impossibile. Questa è la cosa bella di internet. E l'establishment sta perdendo il controllo a causa di questo libero scorrimento di informazioni. Noi dobbiamo proteggere internet sempre, perché è davvero il nostro salvatore, già adesso. 3. Non permettere mai alla tua famiglia, a tutti quelli che conosci e ai tuoi amici di unirsi alle forze armate. Questa è un'istituzione obsoleta, usata ora esclusivamente per mantenere l'establishment che non è più pertinente. I soldati americani in Iraq lavorano per le lobby, non per i popoli. La propaganda ci ha forzati a credere che la guerra è naturale e che le forze armate sono un'istituzione onorabile. Ora, se la guerra è naturale, perché ci sono 18 suicidi ogni giorno di veterani americani che hanno avuto problemi di stress post-traumatici? Se i nostri militari, uomini e donne, sono così onorati, perché è vero che il 25% della popolazione senza tetto americana è composta da veterani? 4. Boicotta le compagnie energetiche. Se vivi in una casa separata, liberati dalla rete. Studia ogni mezzo per creare case autosostenibili con energia pulita. Sole, vento e altre energie rinnovabili sono realtà accessibili ai consumatori già adesso.
e considerando l'infinito numero dei costi dell'energia tradizionale, sarà probabilmente uno degli investimenti più convenienti nel corso del tempo. Se guidi, prendi l'auto più piccola in commercio e prendi in considerazione l'idea di usare una delle molte tecnologie di conversione che possono abilitare la tua auto ad essere ibrida, elettrica o qualsiasi altra cosa diversa dalla benzina. 5. Rifiuta il sistema politico. L'illusione della democrazia è un insulto alla nostra intelligenza. In un sistema monetario non ci può essere una vera democrazia, come non c'è mai stata. Noi abbiamo due partiti politici nelle mani delle stesse società lobbistiche. Loro si trovano nelle loro posizioni grazie a queste società, con la popolarità progettata artificialmente dai loro media. In un sistema intrinsecamente corrotto, l'alternarsi di individui ogni pochi anni ha davvero poca efficacia. Invece di pretendere che una vittoria politica abbia qualche vero significato, concentra la tua energia su come superare questo sistema fallimentare. E 6. Vai su thezeitgeistmovement.com e aiutaci a creare il più grande movimento di massa per il cambiamento sociale che il mondo abbia mai visto. Noi dobbiamo mobilitarci ed educare tutti sull'inerente corruzione del nostro sistema, con l'unica soluzione possibile, che è dichiarare tutte le risorse naturali del pianeta come patrimonio comune a tutti i popoli, informando ognuno secondo il vero stato della tecnologia. E tutti noi possiamo essere liberi se tutti lavoriamo insieme piuttosto che combattere. La scelta spetta a voi. Puoi continuare a essere uno schiavo del sistema finanziario e vedere le continue guerre, crisi e ingiustizie in tutto il mondo, mentre ti rassegni con del vano divertimento e robaccia superflua. Oppure puoi focalizzare la tua energia sulla verità, sul significato, sulla resistenza, sul cambiamento globale che hanno la reale capacità di supportare e liberare tutti gli uomini senza lasciare nessuno indietro. Ma alla fine il cambiamento più rilevante si deve verificare dentro voi stessi. La vera rivoluzione è la rivoluzione della coscienza. E ognuno di noi ha bisogno, per prima cosa, di eliminare le divisioni, il materialismo, che siamo stati condizionati a credere fosse la realtà, e poi scoprire, amplificare e allinearsi con i risultati che vengono dalla nostra vera unicità empirica. Spetta a voi. What we are trying during all these discussions and talks here is to see if we cannot radically bring about a transformation of the mind. Not accept things as they are, but to understand it, to go into it, to examine it, give your heart and your mind with everything that you have to find out a way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader, there is no guru, there is no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is.